lui. Circa 20 anni fa, dopo una lunga vita, una vita esagerata di maltrattamenti che mi sono inflitta attraverso l'anoressia, la bulimia e altre cose, ho scritto un libro, questo qua, il mio primo libro, che è Tutto pane nel mondo, dove io faccio una specie di outing e narro della mia, appunto, della mia vita di donna anoressica bulimica per 23 anni. La mia vita bascula pochi giorni dopo l'uscita di questo libro, nel senso che io in questo libro narro senz'altro dell'anoressia e della bulimia che mi sono inflitta, ma parlo anche della causa di tutto questo. Quindi sto dicendo che io sono stata una donna anoressica e bulimica, nel senso che ho mangiato e vomitato per 23 anni, riducendomi a 25-26 kg di peso pur avendo un figlio. Racconto in questo libro di essere stata abusata all'età di 9 anni dal medico di famiglia, quindi da una persona verso la quale nutrivo una certa confidenza e fiducia. Gli abusi sessuali sui bambini avvengono sempre da parte di persone verso le quali il bambino, il minore, nutre affetto o fiducia, che siano dai padri, ai patrigni, agli amici di famiglia, ai fratelli, ai cugini, eccetera. I miei stessi terapeuti non hanno capito che io mi sono inflitta l'anoressia e la bulimia non tanto perché avevo subito altri traumi come la morte di mio padre a 9 anni, anche questa, ma per l'abuso che è accaduto pochi giorni dopo la morte di mio padre. All'uscita di questo libro, alla pubblicazione di questo libro, la mia vita è basculata perché sono stata un po' presa di mira, non un po', tanto presa di mira, da centinaia di telefonate al giorno per diverso tempo, per forse un paio di anni, da parte di donne che soffrivano di bulimia e di anoressia e che avevano subito degli abusi sessuali intrafamiliari in età precoce. La pubblicazione di questo libro coincide con la nascita della mia seconda figlia. Io organizzo in casa mia a Roma, ma poi a Milano, un centro di cura con persone che mi affiancano, dove a oggi, dopo 20 anni e ancora tutti i giorni, arrivano donne che rivelano di essere state abusate. La cosa che importa capire è che le donne che sono state abusate da piccole scelgono o diventano, se lo si vuol dire da un altro punto di vista, facile preda di uomini maltrattanti. Al convegno, qui a Milano, ho fatto un altro outing e ho detto che io stessa, dopo essere stata abusata da piccola, da bambina, e non una volta, diverse volte, ho avuto due compagni maltrattanti, ossia sono stata una donna maltrattata in due fasi della mia vita, una volta per 9 anni e una volta per 3 anni. Ho subito i maltrattamenti che le donne maltrattate subiscono, quindi ingiurie, botte, spinte, fratture, tentativi di denunciare ma poi fermati in ospedale dal terrore che l'uomo potesse infierire su di me ancora di più, ossia le donne maltrattate non denunciano perché temono che il loro persecutore, nel momento in cui la donna si ribella, possa ucciderle. Questa è la ragione per la quale le donne organizzano la loro vita e la loro mente intorno al maltrattante, in modo tale che lui possa diventare buono, non alzare più la voce, le mani, e quando dico organizzano dico che camminano in punta di piedi terrorizzate di far cadere una matita per terra per lunghi anni. Anche donne intelligenti, di ogni età naturalmente, di fronte alla paura di denunciare, quindi di essere, secondo questa logica, uccise, perché l'uomo si vendicherà a maggior ragione se la donna parla, se la donna rompe il segreto, perché termini tecnici si tratta nel momento della denuncia, che si chiama anche rivelazione, è il momento in cui la donna rompe il segreto che ha con il suo persecutore, non è più la sua vittima, ma informa altre persone o la polizia, e questo è il momento in cui la donna ha finalmente capito di essere anche a rischio di vita
e ha capito che l'amore che pensava di nutrire per questo delinquente, per questo mostro col quale lei vive, è un amore che non c'era. Secondo me le donne che incontrano uomini maltrattanti sono donne che hanno già subito dei danni, hanno già conosciuto la paura, hanno già fatto l'esperienza di essere trattate come degli oggetti. Quando si diventa più grandi, certamente non ci si accorge, perché probabilmente le donne riuscirebbero a reagire in tempi più brevi. Le donne non si accorgono di essere cadute nella rete, nel loop del maltrattamento, e essendosi organizzate per evitare che quest'uomo, che è comunque, e questo non lo dice mai nessuno, è comunque quello che si chiama un paziente psichiatrico. Questo non lo dico per legittimare quello che un uomo violento fa, lo dico perché mi sembra che molto spesso le persone perdano di vista che esiste la psichiatria, esistono i matti, e che questi uomini maltrattanti sono spesso persone che sono state loro anche maltrattate, picchiate, e quindi ripetono qualcosa dell'ordine di un abuso che hanno seguito anche loro. Quindi si tratta di un incontro tra una donna maltrattata, una donna già abusata o maltrattata, e un uomo che ripete le violenze che ha subito. In questo incontro non può esserci l'amore. Noi donne ci raccontiamo sempre che abbiamo sempre bisogno di dire che siamo innamorate, ci trasformiamo in madri accudenti e a volte ci trasformiamo, per quella sindrome del io ti salverò che abita più o meno tutte le donne, che si trasformano in madri generose, accudenti e offrono un amore incondizionato anche a chi le maltratta. Bisognerebbe che cosa? Bisognerebbe che ci fosse una cultura maggiore della gravità della violenza. Nessuna donna al mondo, neanche in nome dell'amore, deve sopportare che qualcuno le manchi di rispetto. Con mancare di rispetto metto anche, e lo diceva una paziente questa mattina, anche l'urlo spazientito di un parente o peggio che mai di un convivente. Noi possiamo tutti pensare di urlare, di aver voglia di urlare, di spaccare tutto, di andare a un semaforo e di arrabbiarci con quello e con la macchina. Il punto è che la differenza tra una persona normalmente nevrotica e una persona psichiatrica matta è che la persona nevrotica lo pensa, dice adesso vado lì e lo butto giù dalla finestra, o la butto giù dalla finestra. La persona nevrotica ha il diritto di pensare questa. La differenza tra una persona nevrotica, normalmente nevrotica, come siamo tutti, e un delinquente o un paziente psichiatrico è che nella prima istanza pensiamo anche di usare una violenza su una persona, ma non lo facciamo perché ci sappiamo controllare. Nella seconda istanza c'è qualcuno che pensa di poter usare la forza su qualsiasi tipo di individuo, trattandolo come un oggetto di godimento. Allora, noi non siamo oggetti, le donne non sono degli oggetti, siamo delle persone formidabili, e per nessuna ragione l'altro deve anche solo pensare di poterci trattare come degli oggetti. Io ho messo tanti anni della mia vita per tirarmi fuori da situazioni mortifere in tutti i sensi. Da 20 anni aiuto donne maltrattate e donne che sono state anche abusate. La cosa che mi preme dire moltissimo, che desidero dire e che non sempre riesco a dire bene, è che si può vivere anche senza essere maltrattati, che si guarisce dalla paura dell'altro, che si guarisce anche dalle ferite che si sono subite e che si può avere una vita normale dove si è rispettate. Il mio lavoro qui in ABA, a Milano, via Solferino, va in questa direzione, di accogliere donne maltrattate e attraverso un approccio che ho strutturato insieme alla mia equipe, di accompagnare le donne a riprendere fiducia in se stesse e ad amarsi.